Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars, la nostra serie delle 7. Allora, signori miei, prima di partire col video, come ogni volta, io vi ricordo di lasciare like, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, la potete fare tramite PayPal. Comunque, trovate il link per fare tutte queste operazioni in descrizione al video. Vi ricordo che stasera, se non faccio male i calcoli, stasera siamo in live con Scriber io. Detto questo, signori miei, niente, partiamo con il video. Ok, raga, allora, l'altra volta abbiamo giocato con il Torero Camomillo e abbiamo fatto tanti bei progressi, abbiamo portato addirittura a livello 4. Se io non ricordo male, noi abbiamo un brawler che ancora non abbiamo utilizzato, perché abbiamo utilizzato il Torero Shelly, abbiamo l'Ubriacone, il Messicano Pazzo, Little Tony. Non abbiamo mai utilizzato l'Orso Yogi. Non so niente come funzioni l'Orso Yogi, ma andiamolo a provare anche lui. Così possiamo dire di aver provato tutti i brawler che abbiamo a disposizione. Non giochiamoci la partita, ma andiamo a fare una ferragemme. Così vediamo lui cosa riesce a... O forse una lei, penso sia una lei più che un lui. Vediamo cosa riusciamo a combinare con l'Orso Yogi. E l'altra volta noi abbiamo sbloccato la cosa delle missioni. Quindi in teoria... Quello che cosa? Ha tirato un boomerang. Allora, io intanto mi ciappo la prima gemma. Grazie e arrivederci. È stato un piacere. Qua c'è un messicano pazzo. E mi hanno anche ammazzato. Ok, una gemma a loro zero. Una gemma per loro e noi siamo a zero. Allora, recuperiamo. 3 a 0. Oh, abbiamo recuperato le gemme noi. Ottimo, buono così. Io vorrei però ammazzare qualcuno. No, 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 non sull'acido dell'ubriacone. È morto un tizio. È morto un tizio. Ah, ok. Col tizio si fa. Il potere speciale praticamente è l'orso che ammazza tutti. Ottimo. Abbiamo l'orso ammazza tutti. No, 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 no. Recuperiamo tutte quelle gemme. Troppe gemme in giro. Recuperiamole. Siamo a 6, siamo a 7. Dammene un altro zio. Ma ce n'è uno nascosto lì. Ce n'è uno nascosto lì. Vuoi nasconderti dal potere dell'orso Yogi? Ti ammazzo lo stesso. Dai, dai, gemma per noi, gemma per noi. Siamo a 9 gemme. Le abbiamo tutte 9 le gemme, raga. Le abbiamo tutte 9 le gemme. Me ne serve una e mi vado a nascondere. Me ne serve una e mi vado a nascondere subito. Via, 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 via. Sparisci, sparisci, sparisci. Abbiamo 10 gemme, raga. Abbiamo 10 gemme. Sto sparendo e sono praticamente morto. Mi nascondo qui nell'erba. Mi nascondo nell'erba alta. Mi nascondo nell'erba alta. Non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno. Mandiamo l'orso Yogi. Mandiamo l'orso Yogi a difenderci. Noi ci nascondiamo ancora qui nell'erba e abbiamo vinto, signori miei. Grande il nostro orso Yogi, siamo stati i migliori. Dai, dai, dai. Grande il nostro orso Yogi, è simpatico, è forte. Vinci 10 partite nella ferragemme. 1. Sconfiggi 30 nemici nella ferragemme. 3 su 30. Vinci 10 partite nella ferragemme. Ok. Bello, questa cosa delle missioni è molto carina. Almeno ti dà tanti bei punti. 374 su 400. Allora, dobbiamo sbloccare il pass, per forza. Almeno in questo video dobbiamo cercare di sbloccare il pass. Quindi faremo anche 3 partite. Ne faremo 4, 8, 10.000, signori miei. Ma voglio sbloccare il pass. Così vediamo cosa ci dà nella nuova cassa. O veramente non mi ricordo che cosa c'è nel prossimo pass. Dove... No, 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 no. Non ci siamo capiti. Non ci... Chi è che si è fregato la mia gemma? Ehi, zio, esci dall'erba. Zio, devi uscire dall'erba. Devi uscire dall'erba. No. Sono morto? Sì, sono morto. Avevamo ammazzato anche il nemico. Ma siamo morti male. Comunque abbiamo una gemma. Una gemma 1. 1 a 1 parla al centro. Riesci a prendere quella gemma, zio? Tu devi morire. Abbiamo una Shelly che sta un attimino rompendo le scatole. Ok. Abbiamo recuperato 3 gemme. Siamo 5 a 0. Però la faccio prendere a 3. Ok, là c'è un pocio. Ok, un messicano pazzo. Recuperiamo un'altra gemma che sta per uscire. Ok. Ne abbiamo 4, stiamo 5 a 2. Abbiamo l'orso, là si stanno ammazzando. Io mi continuo a prendere le gemme, raga. Io mi faccio gli affari miei, mi prendo le gemme, va bene così. 5 gemme a 2 per noi. Ok, 6 gemme a 2 per noi. Che poi non è neanche tanto buono che sia uno solo a avere tutte le gemme, signori miei. Perché se poi ne ammazzano uno, praticamente ammazzano me, per esempio, in questo caso ne ho 6. E finisce male. Le perdiamo tutte in un colpo solo. Dai, 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 dai. Conta la rovescia, conta la rovescia. Dai così, dai così, dai così. Io libero pure il mio orso, signori miei. Così siamo proprio
in difesa. Dai così, dai così, dai così. C'è una Shelly che mi insegue. Questa cosa non è per niente buona, è morta. Va bene, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 14 gemme a 0, signori miei. Li abbiamo, come si suol dire, asfaltati. Come si potrebbe dire in maniera molto più educata, li abbiamo asfaltati, signori miei. E il nostro orso Yogi sale al secondo grado. Prende, si porta a casa 8 coppe. Si porta a casa tante belle missioni. Missioni in corso 12. Missioni completate 0. Va bene, non fa nulla. Va bene così. Va bene così. Andiamo, andiamo. Altre coppe per noi. Altri teschi per noi. A quanto arriviamo? Abbiamo sbloccato il pass. Proprio quello che volevo. Abbiamo sbloccato il pass. Allora, ragazzi, concludiamo questo video. Non faccio il calcio, che lo prepariamo la prossima volta, il calcio, raga. Però andiamo a aprire il pass. Mega cassa, signori miei. Mega cassa. Ci divertiamo adesso. Dai, dai, dammi tante belle cose. Che carina la mega cassa. Dammi tante belle cose, zio. Tante, ne voglio tante. Allora, sono 5 oggetti. Ok, 248 monete. Buono, buono. 248 monete d'oro. Punti di energia per il nostro Little Tony, che sale a 64. Quindi potremmo migliorare Little Tony. Punti di energia per il Pocio, 12, che continua a salire. Il nostro messicano pazzo che gli sta diventando una bestia. Punti di energia anche per il torero Camomillo, che possiamo migliorarlo. Ma me lo dai un brawler, porca miseria? No, solo punti di energia. North Source Yogi, che con questi 34 sale a 73 su 80. Mi dai un brawler nuovo? No. Punti di energia anche per Shelly, la nostra Super Saiyan, 44 su 130. Bonus raddoppia gettoni. Questo sarebbe molto interessante poterlo sfruttare. Poterlo sfruttare andando a giocare. Poi avremo una cassa enorme, una cassa brawler, una cassa enorme e 10 monete verdi. Ok, va bene, va bene. Allora, signori miei, noi abbiamo 2 ore e 12 minuti per avere più monete rispetto a quelle che possiamo acquistare. Però per questo video io mi fermo qua, signori miei. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Prima però di andare a fare la chiusura del video, volevo un attimino andare a vedere. Allora, migliorare il nostro Little Tony costa 75. E dai, miglioriamolo. 75 monete d'oro si può fare. Ne abbiamo 343, dico. Sale a livello 4. Bravo Little Tony. E il Pocio, 140 per migliorarlo, no, sono troppe. E il nostro 20 per migliorare e il Torero Camomillo le possiamo andare a spendere. Dai così. Perfetto, il Torero Camomillo sarà a livello 2. Va bene, va bene. Abbiamo speso un po' di monete, però abbiamo migliorato. Il messicano pazzo, 140 monete, mi sembra un po' esagerate. Ora come ora, considerando che non ne abbiamo più di tante. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio nuovamente come ho fatto prima. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!